Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliate, è prestissimo, visto che siamo in anticipo per la colazione, mi sono messa un pochino a lavorare al computer perché ho diverse email a cui devo rispondere, pianificare l'agenda per quando ritorno a casa e poi ho un sacco di video fatti con la GoPro da controllare e da modificare per poi caricarveli su Instagram. Questa è la vista dal nostro hotel sull'isoletta abitata, ma poi vi racconterò tutto meglio. Adesso finestra è un po' appannata perché fuori fa molto caldo. Comunque, questa è la vista e il mare è subito dietro queste palme. Colazioncina, io stavolta ho ordinato i pancake, mi hanno portato lo sciroppo d'acero, credo, e anche la cioccolata, poi un pochino di frutta e questo succo che non ho ben capito che cosa sia, ragazzi, ma è buonissimo. E Lucy invece ha preso la tipica colazione maldiviana, ragazzi. Questi sono pancake tipo salati, giusto, tipo le nostre crepe molto sottili, uova fritte e questo. Non sappiamo come si chiama, ma è una cosa tipica molto buona, è fatta di cocco essiccato e tonno e un pochino di cipolla. E tè caldo. Buon appetito! E subito dopo la colazione ci siamo letteralmente fiondate in spiaggia. Oggi c'è tantissimo, tantissimo vento, è l'unico giorno in cui abbiamo incontrato veramente così tanto vento e quindi il mare è anche parecchio mosso. Però la SMR non è niente male e il mare è sempre meraviglioso. Guardate le sfumature di blu. Vi faccio vedere le cosine che ho portato in spiaggia, più che altro per i solari. Questa è la beach bag, che è quella di Dior, personalizzata rigorosamente. Le ciabattine sono quelle di Valentino. Lì abbiamo tutte le cosine per lo snorkeling. Ma ho già fatto una prova, la visibilità è non è proprio il massimo oggi per fare snorkeling. Vi faccio vedere i solari che ho portato. Il primo è questo della Biotherm, rigorosamente 50 più. Questo di Corf, che è uno stick. Adoro questo stick perché è fatto con la centella asiatica, che se non sbaglio è un'alga, ed ha un profumo buonissimo, che è proprio di alga, ma detto così sembra strano, però in realtà ha un profumo buonissimo. Questo è lo stick, sembra quasi jelly, sembra tipo gelatina, però non è, ed ha appunto questo profumo, mi fa impazzire. Questo lo metto sui tatuaggi, sul contorno occhi e sui nei più grandi. Questa invece è quella per il corpo, un all over corpo, diciamo. Lo stick lo applico anche sul melasma che ho sulla fronte, che non si vede grazie alla skincare che faccio e al fatto che uso sempre i solari, ma se non sto attenta mi esce, quindi devo sempre 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 abbondare con gli stick super protettivi, specialmente, cioè sul viso ovviamente, ma specialmente sulla fronte. Oggi per il viso questa di Istin è la Fusion Water Magic Glow. Questa è fantastica perché ti dà un effetto glowy super super non brillantinato ma luminoso, un effetto luminoso. Questa è invece fattore protezione 30, quindi devo applicarla più di frequente, ma abbinata allo stick va più che bene, e comunque siamo all'ombra. E poi gli altri solari li ho lasciati in hotel, ma ho portato anche l'After Tan, questo di Diego Dalla Palma, che è un idratante, quindi se sento la pelle un pochino più secca, eccetera, ho anche questo, se magari restiamo in spiaggia fino a sera, ma non credo. E basta, e poi gli occhiali da sole, che ahimè ho portato questi di Saint Laurent. Non volendo farlo, ma di solito porto gli occhiali tipo da 2 euro da indossare in spiaggia, così anche se si rovinano, mi cadono in mare, non è un problema. Stavolta me li sono dimenticata, quindi gli unici occhiali che ho portato qui alle Maldive sono questi di Saint Laurent e quindi utilizzo questi anche in spiaggia. Rientrate in camera, adesso nella prossima clip vi metterò tutti i filmati della GoPro, quindi tutte le cosine bellissime del fondale marino, di tutti gli animaletti carinissimi marini che abbiamo visto, ve le metterò nella clip dopo perché questi filmati con la GoPro li abbiamo registrati durante il weekend, ma non ho fatto video per YouTube, però ho portato comunque la GoPro e volevo comunque inserirveli in realtà, quindi anche quando non filmo per YouTube vi penso comunque, dico
dico, ok, ma posterò comunque, magari li mando nel video dopo, quindi insomma ho un sacco veramente di materiale, vedrete. È stato stupendo, se mi seguite su Instagram lo sapete, ma abbiamo nuotato con gli squali nutrici, è stata un'emozione incredibile, non solo, ma ad un certo punto mi hanno fatto mettere in superficie e sotto di me c'erano questi squali grandi, 2-3 metri, ragazzi, che mi letteralmente si può vedere nel video se andate su Instagram. Uno ad un certo punto mi ha passato la pinna così, li sentivo sotto, non ero spaventata perché mi hanno detto che appunto non possono farmi nulla, non hanno, sono gli unici squali tra l'altro che non hanno neanche i denti appuntiti, ma hanno tipo delle placche piatte. Sono super super docili come dei cagnolini e quindi non ero spaventata, però un po' di strizzetta quando la pinna mi è passata così, sentivo questi giganti sotto di me, insomma comunque un po' di adrenalina c'è stata, sono risalita sulla barca che mi tremavano le ginocchia, ma volevo troppo farla questa cosa, troppo farla, e poi appunto non so perché, ma gli animali marini non mi spaventano particolarmente, quindi ero proprio in un momento zen, è stato bellissimo, ma non solo, abbiamo visto tantissimi pesciolini, le tartarughe, quindi la clip dopo di questa appunto sarà, preparatevi perché c'è un mondo marino, ragazzi, questa volta veramente, veramente, io non so se ho mai fatto così tante esperienze con la fauna marina come stavolta qua. Questo viaggio è stato speciale, poi tanti mi dicono ma vai sempre alle Maldive, ok? Però ogni volta riesco a fare delle esperienze completamente diverse, cioè non avevo visto uno squalo nutrice piccolino piccolino incontrato facendo snorkeling che si nascondeva dietro a un corallo anni fa, ma non ne avevo mai visti di così grandi, avevo incontrato le razze ma non mi era mai capitato che gli dessero da mangiare, quindi ti ci mettono al centro e queste razze ti passano sui piedi, fanno il solletico, puoi accarezzarle, è l'unico animale marino che mi hanno detto puoi accarezzarle, quindi l'ho fatto solo dopo aver chiesto 3 volte per sicurezza, e anche questa è stata un'esperienza completamente nuova. Aver visto la manta per esempio l'ho vista l'anno scorso, ma stava molto molto in basso, molto in profondità, quindi l'ho vista a una distanza circa di 10-15 metri, comunque sono molto grandi, sono, le mante arrivano a 6 metri se non sbaglio, quindi è stata un'emozione unica averla vista la volta scorsa, ma stavolta anche questo filmato vi metterò, stavolta l'abbiamo vista, stava in superficie ragazzi, quindi io me la sono ritrovata a 1,5 metri e l'ho vista benissimo, anche questa è un'emozione unica, quindi in realtà le Maldive, andando ogni volta in un'isola diversa, faccio esperienze completamente nuove ogni volta ed è veramente uno spettacolo. Adesso siamo tornate in hotel, tra poco abbiamo il pranzo e prima volevo approfittare per parlarvi un attimino, anzi togliamo gli occhiali così mi vedete un pochino meglio, volevo approfittare del fatto perché su Instagram vi ho raccontato del fatto che appunto adesso siamo in un'isola abitata, l'ottava volta che vengo alle Maldive finalmente sono su un'isola abitata e questa è un'esperienza che ci tenevo tantissimo a fare perché sì, ero stata tante volte alle Maldive, il posto che ho visitato di più, se escludiamo Amsterdam probabilmente, perché ha sorpassato Los Angeles, ma non ero mai stata, cioè ero sempre stata solo nei resort, isolette private, in cui l'unica cosa che c'è è il tuo resort, con le stanze, le casette, le villette del resort, i ristoranti del resort e lo staff del resort. Ma non avevo mai visto la vita maldiviana vera e propria, quindi ci tenevo, anche stavolta abbiamo fatto resort, ma poi ci tenevo tantissimo a visitare un'isola locale e stavolta finalmente sono su un'isola locale, siamo nello stesso atollo del resort in cui stavamo prima, ma appunto qui c'è, questa è una vera e propria isola maldiviana con persone locali ed è bellissimo, è stato veramente, è parecchio diverso come diciamo come esperienza, ma secondo me anche da consigliare a voi, è una cosa molto interessante, un'esperienza molto interessante da fare, uno perché si possono effettivamente assaporare e vivere le Maldive quelle vere, con la gente maldiviana, quella vera che, spoiler, sono persone meravigliose, io, cioè sono tutti col sorriso, ti aiutano, sono gentilissimi, è bellissimo veramente, cioè chi c'è stato lo sa, ma è un'ottima alternativa per chi volesse godersi il mare stupendo delle Maldive, che dovunque vai, che sia un'isola abitata, un resort, è sempre quello, è sempre bellissimo, queste spiagge meravigliose, lo snorkeling, che appunto anche questo è fantastico ovunque,
le isole abitate con gli hotel sulle isole abitate sono un'ottima, ottima alternativa low cost, molto più economica rispetto ai resort alle isole private. Vi lascerò il nome dell'hotel in cui siamo, che è Sands Grand Hotel, qua trovate, poi vi lascio il link anche giù nel box informazioni, dateci un'occhiata, informatevi se volete fare questa esperienza, questa è sicuramente un'ottima alternativa. E come nei resort privati, anche gli hotel sulle isole abitate ti organizzano tutte le escursioni che vuoi fare, quindi tutte le escursioni che stiamo facendo, siamo andati appunto ad accarezzare, a dare da mangiare alle razze, a nuotare con la manta, siamo andati a cercare lo squalo balena che non abbiamo visto, quindi questa è una cosa che mi rimarrà per la prossima volta, volevo troppo vederlo, abbiamo nuotato con gli squali nutrice, tutto questo ce l'ha organizzato direttamente il nostro hotel. Stessa cosa per maschere, pinne per lo snorkeling eccetera, si trova tutto qui, quindi non dovete appunto mettervi ad andare in giro a cercare cose, perché alla fine l'hotel, anche su un'isola abitata, vi fanno tutto loro ed è comodissimo e si possono scegliere naturalmente anche qui i pacchetti, ad esempio il nostro hotel ha anche la spa, quindi si può fare spa e c'è anche il pacchetto full board, quindi abbiamo colazione, pranzo e cena, qui in hotel si può decidere di fare così oppure di avventurarsi ed andare un pochino in giro per l'isola, che è comunque bellissimo. Ieri siamo state al supermercato che è tutto piccolino, qui tipo abbiamo visto la scuola, che carinissimo, con tutte le robine per i bambini, il supermercato piccolino, quindi è un'esperienza appunto che magari se ci venite una volta nella vita non mi interessa fare, lo capisco, ma per me che ormai mi posso considerare quasi di casa qui, era una cosa che volevo vedere, volevo sperimentare, sono molto 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 contenta di averla fatta, non sapevo che cosa aspettarmi, ma adesso sono veramente veramente felice. E tra l'altro vogliamo estendere la nostra vacanza, cioè non vogliamo tornare. Teoricamente domani sera dovremmo tornare e stiamo parlando di non tornare, quindi giusto per farvi capire quanto bene ci stiamo trovando qui. Ne approfitto prima di andare a pranzo, vi faccio vedere un attimino la nostra stanza. Lì c'è l'entrata, questo è un hotel piccolino, molto molto intimo, siamo a 3 passi dalla spiaggia. Qui c'è l'entrata e questa è la reception, c'è questo piccolo giardinetto qui con la palma, molto spesso vediamo le volpi volanti, quei mega pipistrelli che però sono carinissimi, che mangiano solo frutta, che stanno appese qui. E qui c'è la nostra stanza, abbiamo il nostro balconcino privato, la nostra zona sitting all'aperto, vabbè qui c'è lo stendino per tutte le cosine del mare, qui abbiamo messo tutti gli asciugamani, anche gli asciugamani vengono dati in dotazione dall'hotel, quindi veramente non vi serve nulla. Qui c'è la nostra sitting area con 2 poltroncine, il nostro tavolino, è bellissimo qui la sera guardare le stelle. Entriamo nella stanza, ve la faccio vedere. E questa è la nostra stanza, la porta d'entrata alle mie spalle, panoramica generale. Voilà. Qui sulla sinistra, appena entriamo, c'è una piccola zona relax, tavolino e 2 seggiolini. Lì la TV, ma sapete come la penso per quanto riguarda le TV in una zona paradisiaca, in un posto paradisiaco come questo, chi le accende è completamente fuori di testa. E qui c'è il letto, vi ho messo su Instagram ragazzi, quando siamo entrate ci hanno fatto trovare con le foglie della palma un messaggio di benvenuto con una manta ed uno squalo balena disegnati da queste, cioè composti proprio da queste foglioline di palma, e mi ha colpito un sacco perché è veramente un'arte. E qui ci sono le nostre cosine e vi faccio vedere, da questa parte c'è la cabina armadio, qui c'è la zona minibar, l'acqua è sempre gratuita, così come il tè ed il caffè, tutte le cosine che ci sono qui. E poi appunto qui c'è la cabina armadio. Ed eccola qui la cabina armadio, piccolina ma molto molto funzionale. Il phon si trova già nella stanza, quello è il mio ferro da stiro. Alcuni abiti, qua sotto c'è la mia valigia più piccolina, mentre quelle più grandi sono lì. Scarpe, qui c'è uno specchio bello grande per potersi cambiare, cassetta di sicurezza standard un po' in tutti gli hotel, e appunto abiti e altre cosine qui per il mare. E adesso dalla cabina armadio che era là
vi faccio vedere anche il bagno. Eccolo qua, questo è il bagno, anche qui specchio bello grande, lavandino con tutte le nostre cosine, e questo è il nome dell'hotel, Sands Hotel. Ci sono in dotazione sia il sapone che la crema per il corpo, e poi vabbè qui il WC, qui c'è la doccia che non so se vi rendete conto di quanto sia grande, è veramente gigantesca, e anche qui in dotazione ci sono shampoo e doccia schiuma, e questa è la doccia, e questa è la nostra stanza da un'altra prospettiva perché lì c'è il balconcino. Adesso noi andiamo a pranzo, ma io vi lascio con tutte le scene sottomarine bellissime di cui vi parlavo prima. Questo è il ristorante del nostro hotel, con la vista. Lucy nel frattempo che aspetta il pranzo, che ci fa vedere le sue doti col biliardo. Vai là. Io non sono in grado purtroppo, ma lei è appassionata, ragazzi.
Mi sembra che stia andando bene perché sei soddisfatta. Sì, brava. Cioè, quindi ne devi mettere più possibile giù. Sì. Più punti. Le cifre, sì. No, tipo questa è verde piena. Sì. E questa è verde vuota. Sì. Sì. Ma il gioco è giocare in due. Si spaccia quel triangolo lì. Spendi io, questo è tutto a caso, una volta. A quel punto le porte sono finite. Ah. La metà dentro sono le porte. Oh. E le due frattive sono le piene. Ok. Da sola faccio un po' a caso. Complicatissimo. Ok, ti alleni, dai, diciamo. Dai, brava, voilà, scoperto talento qua, voilà. Tra l'altro sappiate che Lucy comunque non ripartirà perché vuole trasferirsi qui. Ci torni con me o rimani? Mi aspetto. Brava, questa è la risposta giusta. Arrivato il pranzetto, io ho preso la pasta all'arrabbiata con il tonno. Non mi smentisco mai, guardate che porzione gigantesca tra l'altro. Lucy invece ha preso un piatto tipico maldiviano con riso fritto, pollo e verdure e uovo fritto sopra, e questi che non mi ricordo che nome hanno, però sono molto buoni. Io ho preso la stessa cosina ieri. Tonno in realtà, ma... Buon appetito! We are gonna go first to the before to the tip of the island. There is a nice palm tree area, so we will first have a shoot over there and then we will go to the tip of the island. Nice. And then check if the sandbank is good enough to make the shoot, then we will do the shoot over there. Okay, also we have to check if the lightning is okay. Yeah. All right. Because it's either good in the morning or after the afternoon, because in the afternoon for the sun is at the middle, so it's a little bit difficult, completely at noon time. Okay. So that's why I'm going a little bit late. Ok, let's see. Ok, fingers crossed. Quello che ci diceva, questo avete visto il manager dell'hotel, ci sta portando verso la lingua di sabbia e andiamo a vedere se possiamo fare delle foto, non so se ho preso anche il drone oppure no, delle foto appunto lì in spiaggia, bisogna vedere com'è la luce. Ed eccoci qua, questa è una zona dove non siamo stati. Adesso vedrà se si possono fare fotografie, com'è la luce, perché ovviamente la marea cambia, bisogna anche vedere se la lingua di sabbia è abbastanza grande oppure no. The look to the up, ok? È molto lontano, non preoccuparti. Okay, now I will take a video. Video from this side and other side, okay? Okay, starting. Come
I'll take you. Okay. One more time, same, okay, because I need to hide. Siamo rientrati in hotel, è stato troppo carino perché il ragazzo, il manager qui del resort, ci ha fatto fare il giretto, poi mi ha fatto vedere dove è casa sua e dove ha intenzione poi di espandere, di fare delle altre stanze per i turisti, mi ha fatto vedere la scuola materna e poi abbiamo fatto tutto un giretto troppo carino e poi ci ha detto che stasera ci porta uno a vedere le stelle sperando che il tempo lo permetta perché... un pochino nuvoloso adesso, ma speriamo appunto migliori. E poi la speranza più grande è quella di vedere il bioplancton luminescente, la bioluminescenza stasera, quindi incrociate le dita per noi. Ci ha detto che è una cosa comunque molto rara da vedere, però noi ci proviamo. Adesso mi metto qui a lavorare un pochino al computer, devo rispondere a qualche email, fare un paio di fatture e aspetto Lucy, che invece è andata a fare un giretto a piedi. Ho alzato lo sguardo e c'è una volpe volante che fa la nanna esattamente davanti a me. Adesso provo con lo zoom a farvela vedere, anche se verrà un po' sgranato, ma voglio troppo che la vediate. Ok, è esattamente qui, proprio sulla punta della mia unghia, è lì che fa la nanna. In questo momento non si muove, ma è lì, è scura perché ha le ali chiuse e fa la nanna. Cara, le amo, sono troppo belline. Dai, fammi vedere cosa hai preso. No, vabbè, quest'anello con la manta, ragazzi. Che gioiello pazzesco, questo devo prenderlo anch'io, bellissimo. E mi fa che la mano così bianca dovresti prendere la nera, mi fa. Veramente? Per me questa è abbronzata. Infatti. Veramente siamo abbronzate. Poi lui mi ha regalato questa qui che è una magnete per il frigo. Te l'ha regalato? Me l'ha regalato. Ma ci regalano tutto, pure lo snack prima. Ma poi, dai, non ci credo, che bello. Questo qui è miele, fatto, è una boccetta di miele fatto di quella cosa che arriva dalle palme. Ah, sì, sì, come si chiamava? Il Bondi. 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 Invece questo è... Che cos'è sta roba? È proprio il Bondi. Ah! È proprio il Bondi, praticamente dentro questa... a questo, come si può dire, cilindrino di foglia. Dentro c'è lo zucchero da tagliare a rondelline. Pazzesco. Guarda, qua c'è scritto... zucchero, vedi tu. Young coconut... coconut honey, cioè miele di cocco. Ma no, ti prego, che buono, 100% naturale. Wow. Poi proviamo insieme in casa. E poi questo qui, guarda il mostro, questo perché è molto bello. Questo costava pochissimo, è fatto di... mi ha detto che è fatto di legno di mango. Ok. È un portacandela, non è niente di che. Però guarda la delicatezza. Wow, ma è bellissimo. Aspetta, ma qui c'è già la candela, mi vuoi dire? Sì. Ma è stupendo. E poi questo non so adesso perché io, perché cosa, l'ho visto prima dell'anello e mi sono innamorata. Ed è un mezzo stupendo. Cocco. Stupendo. Mezzo cocco. No, vabbè. Bellissimo. Tutto fatto con male. Le mante, tutto quello che c'è qui è fatto male. Tutto fatto male. Fatto l'anello, probabilmente. Sì, sì, sì. Ma wow. No, vabbè, mi dispiace essermi persa questo giro di souvenir. Stupendi. E questo è invece il miele di Bondi, coconut honey, cioè il miele fatto con il Bondi, lo zucchero della palma di cocco. Pazzesco. Infatti, ingredienti 1. Coconut. No, vabbè. Sono troppo curiosa se è buono comunque. Dobbiamo assaggiarlo. Siamo in un negozio di souvenir. Lucy mi ha convinta, quindi siamo corse qui perché volevo prendere anch'io delle cosine. Poi vi faccio vedere. Volevo giusto farvi vedere quante cosine bellissime hanno. Ad esempio, questa sezione
è tutta fatta, sono tutti oggetti fatti di noci di cocco e c'è veramente di tutto, dai bicchieri ai portacandele, questi per i vestiti, c'erano anche i sottobicchieri, posaceneri, poi naturalmente vari soprammobili e ricordini e souvenir. Sono veramente degli artisti pazzeschi, c'è tipo questo per il sale e per il pepe, sono troppo troppo belli. Piccoli posaceneri, calici, troppo belli. Ci sono un sacco di conchiglie meravigliose che qui si trovano nel mare, ma non si possono prendere, si possono solo acquistare se ci sono nei souvenir shop. Ci sono un sacco di cosine, sia souvenir abbastanza tipici, diciamo, come i magneti e cosine del genere, sia souvenir molto più particolari. Questi bellissimi, c'è l'aquila di mare, la razza e la manta. Molto spesso si fa confusione tra questi tre animaletti, quindi queste sono le aquile di mare, queste sono le razze e queste sono le mante. Le più grandi sono decisamente le mante. Poi tutte le tartarughe, vabbè. Ma le cose che più mi fanno impazzire sono quelle con la madreperla. Guardate quanto luccica. Io comprerei tutto, ve lo dico, io comprerei tutto qua. Che meraviglia. Ci sono altre conchiglie gigantesche, stupende, stelle marine, lunettine. Quanto sono belle queste conchiglie, immaginate trovarvi in mare e trovare queste splendide conchiglie in spiaggia, tipo mentre state nuotando. Wow. Tornando verso l'albergo, abbiamo visto questo tramonto stupendo. Lì c'è la luna e quella è Venere. Ci siamo fermate qui un pochino. Che meraviglia. Queste sono le due cosine che ho preso nel negozio di souvenir. Allora, questo magnete per la mia mamma. Mi piaceva perché è tutto rosa e poi è fatto da un pezzetto di noce di cocco e con il veliero, perché a lei piacciono i velieri. E poi ho preso questa qua per me, la volevo più grande ma non c'era. Mi piace un sacco, teoricamente come pochettina da sera, ma in realtà non è abbastanza grande, quindi è più un portagioie, diciamo. Ma quanto è bello, ragazzi, quanto è bello, è una conchiglia. Lo amo, alla fine lo userò appunto come portagioie a casa, così è stupenda, stupenda. E poi per mio papà ho preso questa t-shirt, con lui mi chiede sempre le t-shirt con la scritta Maldives e con gli squali balena da questa parte, e dietro anche ci sono gli squali balena e sempre la scritta Maldives. Gigantesca, spero gli vada bene perché era la più grande che avevano ed è 2XL. E la nostra cenetta, stasera c'era la pizza, quindi ho preso una pizza margherita da bere, la Diet Coke. Qui non esiste la Coca Zero così come in America, c'è la Diet Coke. Lui si è preso anche lei una Coca Cola e questa è una quesadilla con beef, giusto, con manzo e patatine fritte che sono buonissime, le ho mangiate anch'io ieri. Gnam gnam, buon appetito. La vista, adesso è buio, in realtà non si vede granché, ma lì c'è il mare che ci sono tutte le palme. Appena tornate da una serata che definire magica è davvero è riduttivo, perché è stata una delle serate, se non la serata più bella della mia vita. Ci ha accompagnate, il manager del resort ci ha accompagnate nella punta, sulla punta dell'isola, praticamente nella zona più remota dell'isola dove è buio totale, e ci siamo sdraiati a guardare le stelle. Io non so spiegarvi quante ce n'erano, era quasi troppo, cioè erano quasi troppe, una cosa talmente diversa, era così luminoso, uno spettacolo, ragazzi, vi giuro, non ve lo so descrivere. Avevo già visto ovviamente il cielo delle Maldive tante volte
ed è sempre spettacolare, ma un cielo come quello che ho visto stasera non l'avevo mai visto e non potrò mai dimenticarmelo. Cioè, guardavamo su e ogni 10 secondi c'era una stella cadente, non so, a un certo punto abbiamo smesso di contarle perché era una cosa incredibile. E poi abbiamo fatto il bagno, ragazzi, c'era la bioluminescenza, non sono riuscita a filmarla, cioè ho provato ma non si vedeva niente in videocamera, quindi alla fine mi sono goduta il momento e ci agitavamo nell'acqua, non ce n'era tantissima, quindi non era uno spettacolo di quelli super luminosi, però ci agitavamo nell'acqua e si vedevano tutte queste stelline, e quindi avevamo le stelline nel mare, le stelle, questo cielo pazzesco sopra di noi, e ad un certo punto dall'acqua ho visto una stella cadente e penso che, cioè, più di così, un momento più magico di questo non penso ci possa essere. È davvero stata una cosa di quelle che nel momento in cui succedeva mi stavo rendendo conto che questo era uno di quei momenti che non mi sarei mai dimenticata, e devo ancora processare tutto per quanto è stato bello, e devo ancora processare tutto per il fatto che domani purtroppo ripartiamo. Abbiamo cercato in tutti i modi di rimandare il volo, ma purtroppo non era possibile perché volevamo restare di più. Però significa semplicemente che dovrò tornare alle Maldive, e come se non si sapesse, comunque sarà una cosa che farò. Quindi ragazzi, adesso vado a farmi la doccia perché appunto sono tutta salata, e poi andiamo a dormire perché domani pomeriggio in realtà, però domani partiamo, quindi abbiamo la mattina, giusto un po' di tempo per fare uno shooting, colazione, poi uno shooting e poi fare la valigia e andare verso l'aeroporto. Quindi questo sarà l'ultimo vlog delle Maldive, almeno per questa volta, purtroppo. E quindi io vi mando un bacio gigante, come al solito, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio! Forte, 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 forte! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!